Oggi l'apertura dell'anno è stato caratterizzato ovviamente dall'insediamento del nuovo rettore, al quale vanno i più grandi auguri, ma devo dire anche da un bellissimo intervento del Presidente del Consiglio, che non solo ha onorato con la sua presenza questa manifestazione, ma ha fatto un discorso tutt'altro che formale, pieno di messaggi positivi e di impegni importanti. L'impegno sull'area delle casermette, con non solo nel mettere a disposizione l'area dell'università, ma di fare un intero intervento di riqualificazione per offrire tutti quegli strumenti che servono alla didattica, alla ricerca e alle prospettive di sviluppo indicate anche dal nuovo rettore nel rapporto col CNR sulle caratteristiche di grande qualità di questo Ateneo. Quindi il valore poi della formazione, dell'investimento sull'università come elemento simbolo per il rilancio del territorio e poi allargato dell'intero paese, cioè l'Italia vince la sua sfida attraverso l'università. Un intervento di grande spessore e grande concretezza, tenuto insieme le due cose con grande forza, per noi significa un altro messaggio estremamente positivo, perché anche noi abbiamo fatto del rilancio dell'università un punto importante e simbolico rispetto al terremoto. Avere un governo in grado di dare risposte così significative vuol dire poter procedere lungo questo cammino con grande fiducia. Parliamo di investimenti di decine di milioni di euro, parliamo di attività di ricerca su scala nazionale e internazionale con il CNR che segnerà la presenza su questo territorio. Cioè cose ancora più forti, ancora più importanti di quello che avevamo prima. Una risposta che non è solo rinascita, ma anche un rilancio importante per le Marche e per l'Università di Camerino. Il 20% più di iscrizioni è stato il segno più forte di vitalità di questo Ateneo e di questa Università. Quindi quello che gli studenti hanno messo come fiducia noi dobbiamo confermare con atti concreti come quelli che abbiamo ascoltati oggi dal Premier Gentiloni.